È arrestato in Libia Giulio Lolli, latitante da 7 anni nell'inchiesta Rimini Yacht. Si definiva l'ultimo avventuriero. Probabile il legame con l'attività per fermare i barconi in Libia, spiega il suo legale. Lolli va in carcere a Tripoli, ma, come ormai destino, di lui, dopo poche settimane, non si hanno più notizie. Gerlain Butungu, ritenuto il capobranco degli stupri a Rimini di fine agosto, è condannato a 16 anni di carcere dal Tribunale di Rimini. Il rito abbreviato gli consente uno sconto di un terzo della pena. Il ministro Minniti viene a Rimini per firmare, insieme agli amministratori locali, il patto per la sicurezza. La cittadella della sicurezza, nello stabile abbandonato di Via Bassi, prevista entro il 2020, con un trasferimento provvisorio della polizia in piazzale Bornaccini. Per la provincia di Rimini, finalmente riconosciuto il salto di fascia. Partiamo da una questura mancata e rispondiamo con una cittadella della sicurezza, in cui insieme le forze di polizia trovano un luogo dove poter lavorare. Ora, e se ci pensate bene, tutto questo è anche molto bello perché evoca quello che deve essere, che è il modello italiano, e cioè il fatto che noi abbiamo 3 forze di polizia che hanno specificità, insomma, che non sono cancellabili, anzi, quelle specificità sono un elemento di ricchezza. A Rimini, a dicembre, in vigore una nuova ordinanza antiprostituzione sulla scia di quella di Firenze. Messe in conto le consuete incognite sulla tenuta giudiziaria, la prima denuncia è per un uomo dell'Est, sorpreso a contrattare una prestazione in strada. Dopo l'annuncio estivo, Ryanair ufficializza le 3 rotte dall'aeroporto Fellini e c'è un ritorno atteso da anni. Da marzo si volerà a Londra, Varsavia e Kaunas in Georgia. Inaugurato a Rimini, in via Casalecchio, il poliambulatorio La Filigrana, dedicato a Elisabetta Pradarelli, il primo in Italia ad offerta libera, possibile grazie ai medici che offrono le loro prestazioni gratuitamente. Un progetto che concretizza il sogno di Don Oreste Benzi. Un servizio che è sì indirizzato in particolare ai poveri e agli esclusi, ma aperto a tutti, ma che diventa soprattutto un ambito in cui si vive la professione in una maniera diversa, dove i titoli di merito, cosiddetti di merito, diventano invece titoli di servizio. Cambio alla guida della Caritas diocesana di Rimini. Dopo 16 anni, Don Renzo Gradara lascia a un laico, Mario Galasso, ex amministratore pubblico. Era giusto, doveroso cambiare, già da tempo, quindi anche con il Vescovo stavamo valutando questo cambiamento. Non so dove arriverò, perché ancora sono brudelato, per cui non so dove potrò arrivare. Nel calcio il secondo posto in campionato non basta a Simone Muccioli per restare sulla panchina del Rimini. Qualcosa si era rotto, dice il patron Grassi, senza meglio specificare. Il nuovo tecnico del Rimini è Luca Righetti. Io sono orgoglioso di allenare questa squadra. Per me è un onore essere stato chiamato e darò l'anima per questa società e per questa squadra, questo ve lo posso garantire. A Sant'Arcangelo, con la squadra impegnata a risalire dai bassi fondi in Lega Pro, non cambia solo il tecnico, Cavasin per Angelini, ma anche la proprietà. L'imprenditore croato Ivan Mestrovic rileva la proprietà da Roberto Brolli, che rimane presidente onorario. Volevamo una società che almeno compete in Serie C. E l'abbiamo trovata con una situazione debitoria sopportabile, importante ma sopportabile. Però abbiamo trovato soprattutto tutte le condizioni dove poter seminare e crescere nel breve. Ho bisogno di una squadra, di una struttura, dei dirigenti che mi affianchino e che mi diano sostegno. E quindi questo l'ho sentito, lo so che c'è, quindi mi rende anche sereno al di là delle responsabilità che sento per il ruolo che ho. Anche per il baseball c'è un passaggio di consegne. Rino Zangheri, il patron dei 13 scudetti che resta presidente onorario, lascia il testimone a Simone Pillisio. La trattativa è stata velocissima, per Rino Zangheri era una necessità avere una nuova figura, per me era una grande opportunità. Ho dovuto mollare, però non mollo del tutto, non credo. Rimango lì come... perché questi qui è bravo, questo qui è un bravo ragazzo, però non c'ha la grinta, non è che gli infili dentro la grinta. Coppa campione, lo devo vincere perché mi sono rotto
i cosiddetti, l'ho sempre rincorsa e non sono mai riuscito.